Yusuke, dopo aver sconfitto Jin, che l'aveva attaccato col suo colpo del ciclone, sembra aver vinto l'incontro. Ma a causa di un complotto architettato dalla direzione del torneo, l'incontro viene dichiarato pari. La squadra di Urameshi, rimasta senza uomini, a questo punto è sconfitta, ma Kuwabara, nonostante le ferite, si dice pronto a combattere. La sorte della partita è tutta nelle sue mani. Attenzione! Sta per iniziare l'ultimo incontro! Gli sfidanti si portino al centro del campo! Risho! Non puoi perdere! Faccelo! Ma è pazzo! Vuole combattere in quelle condizioni e sta in piedi a malapena! In bocca al lupo, amico mio! Beh, combatta pure, tanto sarà facile vincere contro un uomo mezzo morto. Nonostante le ferite, Kuwabara sembra pronto a combattere. Se stai ancora male, ridilati. Oh no, poveretto. Arbitro, cosa gli succede? È già finito a terra, forza arbitro, conta. Ma l'incontro non è cominciato. Se questo lo chiami incontro. Ora vedrai! Finalmente sono di nuovo in campo. Essere al centro dell'attenzione è meraviglioso. Decisamente sei uno stupido. Dimmi, hai tanta voglia di morire? Certo, vieni a prendermi. Non sarà così facile eliminarmi! Attenzione, sta per cominciare l'incontro! Il concorrente che risulterà vincitore passerà alle semifinali! Avanti, Kuwabara! Spazza via tutti quei giudici corrotti dell'organizzazione! Sono io che faccio il regolamento. Anche se mi insulti, non cambierai la vostra sorte. Sto per dare il via al quinto scontro! Rappresentante della squadra Urameshi, Kuwabara! Rappresentante della squadra Masho, Risho! Iniziate! Su, avanti, fatti sotto! Non c'è bisogno di chiedermelo! Attenzione, signori! Kuwabara si scaglia con violenza contro Risho! Spada astrale! Oh, che succede? Il contrattacco da parte di Risho è stato terribile. La differenza di energia tra i due sfidanti è enorme. Ma com'è possibile? La spada astrale non è apparsa. Non ho più potere. Ma non capisco. Vuole spiegarci perché non possiamo entrare? È semplice, chi esce dallo stadio perde il posto e non ha più diritto a rientrare. Ma com'è possibile? Scusi, i nostri biglietti sono ancora validi. Il nostro amico Kuwabara sta combattendo, su, ci lascia entrare. Basta, mi avete spaccato i timpani con le vostre chiacchiere, io lascio passare solo i vostri. Voi umani invece restate fuori, anche se avete pagato il biglietto. Faccio eccezione soltanto per quelli che sono molto ricchi. Ehi, ma tu sei un mostro. E allora che cosa ci fai con questi umani? Non sono affari tuoi. Beh, se avete così tanto bisogno di entrare, potrei anche ripensarci. In cambio chiederei soltanto qualche piccolo favore da questa bella fanciulla. Come ti sei permesso di dire certe cose alla mia amica maiale? Coraggio, fa presto, andiamo, Yukina. C'è qualche problema? Tranquilla, nessuno. Sono fuori forma. Basta, basta, pietà. Entrate non pure. C'è tempo da perdere, muoviti, Shizuru. È inutile scappare, vi prenderemo lo stesso. Fermatevi. Correte, correte, forza ragazze. Kuwabara viene colpito ripetutamente da Risho. Avrà la forza
forza di rispondere all'attacco. Coraggio, Kuwabara, non puoi lasciarti andare proprio adesso. E scusatemi, per un attimo mi sono lasciata trascinare. Di questo! Questo! Basta, Kuwabara, devi reagire! Rispondi ai suoi pugni! Mi sta chiedendo l'impossibile. È già un miracolo che si regga ancora in piedi. Non riuscirò a tenerli bloccati ancora per molto. Il mio potere si sta esaurendo. Non ce la fa più ad alimentare il campo di forza. Hai intenzione di fare la tua mossa non appena Kuwabara sarà sconfitto, non è vero? Non avrò alcuna esitazione, anche se proverai a fermarmi. E tu cosa hai intenzione di fare? Ti batterai? Vedremo quando sarà il momento. Perché? Perché non riesco a usare la mia spada astrale? Perché? Il tuo corpo non mente! Ti dico io perché non sei più in grado di usarla! Perché? Non hai più forze. Avresti dovuto lasciare che l'incontro finisse come era già stato deciso, invece di fare l'eroe e metterti a combattere. Dovevi stare nell'angolo a curarti le ferite. Attenzione, Kuwabara, è già finito a terra. Presuntuoso che questo gli serva da lezione. Lei è qui, signor Butashiri. Oh, guarda, guarda, il signor Sakio e Toguro. Ve l'avevo detto o no che avrei portato la mia squadra in finale? E infatti... È ignobile vincere in questo modo. Un incontro è interessante quando il giocatore più forte batte il più debole impiegando tutti i suoi poteri. Lei invece interferisce con l'andamento della gara, corrompendo i giudici e truccando gli scontri. A lei non interessa affatto questo torneo. Le importa solo di incassare i soldi delle scommesse. Comunque ho deciso che le farò continuare l'incontro coi metodi che ha impiegato finora. Se la squadra Urameshi è destinata a perdere, lo sarà. Quindi è inutile un intervento per cambiare le cose. 7, 8, 9! Non è ancora finita! Fantastico! Kuwabara si è alzato di nuovo! Ha una grande forza di volontà questo ragazzo! Allora, non vuoi arrenderti? Mi hai proprio stancato con la tua testardaggine! Te l'ho detto che non era facile eliminarmi. D'accordo, ti farò vedere una cosa prima di morire. Risho è uscito dal campo di gioco. Che cosa avrà intenzione di fare? Non capisco, che cosa avrà in mente? Guarda, Kuwabara, questo è l'attacco segreto di Risho, il maestro della terra. Ma cosa sta combinando? Un terremoto! È la fine, Yosuke! Pazzo! Ma è una cosa incredibile! La terra e le rocce ruotano vorticosamente intorno a Risho! Quale può essere lo scopo di questo finimondo? Oh no, aiuto! Comincia a tremare! Sto per mostrarti la mia arma segreta! Corazza di argilla! Questa è la mia arma segreta, la corazza di argilla! Sto arrivando! Prendi questo! Il mio corpo mortale è attacco d'arma! No! Accidenti, che attacco! Un colpo di potenza inaudita ha letteralmente scaraventato in aria Kuwabara, che è piombato a terra svenuto! Che Risho è finito a terra per il contraccolpo! No, falso allarme, Risho non si è fatto alcun male. Kuwabara invece è ancora svenuto! Inizierò a contare!